Buonasera ragazze, benvenute in un nuovo vlog. Io sono in postazione computer, come potete vedere. Sto tentando di editare, ho appena pubblicato una storia su Instagram, il video fatto la settimana scorsa. Dopodiché turni lavorativi, impegni vari, quindi sono un po' in ritardo con la pubblicazione. Dimmi amore mio, adesso te le do. Allora, stamattina ho lavorato, tanto scusate che mi alzo, vieni amore, le bambine... Riprendiamo in mano il video, devo andare per punti perché se no inizio un discorso, passo ad un altro, poi passo un altro ancora e mamma fa un macello a te! E loro non capiscono cosa sto dicendo. Adesso mi sarò sembrata una pazza, ma ragazze, ogni volta che inizio un discorso me ne vengono in mente altri 5.000 e faccio un macello. Iniziamo per punti, amore, vero? Sì. Allora, c'è qua la signorina, vediamo se riusciamo a riprenderla, Asia, che sta facendo il puzzle di Bing. E abbiamo una notizia molto importante da darvi, perché sabato... Glielo raccontiamo ad è? Sì! Sabato abbiamo avuto un'esperienza, non un'esperienza mistica, un'esperienza normale, nel senso, non si può neanche chiamare esperienza. Cosa c'è? Asia e i pony! Aspetta, zitta, zitta. Allora, sabato, Asia pony. Era con Christian e gli ha detto papà cacca, è andata cacca. Nel gabinetto, sì, zitta. È andata nel gabinetto e ha fatto la popò, vero Adele? Gliel'ha insegnata ad Asia. Gliel'ha insegnato Adele a farla, vero? Papà e mamma erano felici. Siccome con l'asilo nido avevamo pattuito che il 28 aprile io sarei andata in ferie e avevamo appunto detto che avrei iniziato a togliere il pannolino in quella data lì, in modo che mi ci potevo dedicare. Stai facendo adesso? Che mi ci potevo dedicare perché, nel senso, mia mamma ha 5 ernie nel disco e quindi non è che gli venga molto bene stare dietro a queste situazioni. E quindi avrei potuto dedicarmi io bene a questa cosa. E quindi, però, è successo che appunto ha fatto la popò nel gabinetto. E ho avuto l'istinto io di togliergli il pannolino perché non volevo mandarla in confusione. E questo? E quindi gli abbiamo tolto il panno. La verità, la sera tutto a posto, nel senso l'ha trattenuta molto, però quando la doveva fare se la faceva addosso. Il giorno dopo, ah no scusate, non mi ricordo che giorno era, non era sabato, era forse lunedì, non mi ricordo. Asia, pipì, corri, in diretta, eccola che scatta, eccola in diretta, adesso chiudo perché non mi pare il caso che faccia la pipì. Scusate per l'interruzione, ma appunto Asia doveva fare la pipì. E vi stavo dicendo, praticamente gliel'ho tolto il primo giorno, un po' una tragedia. Il giorno dopo è andata all'asilo, io come sempre ho fatto, cioè come è successo per Adele, ho fatto la valigia di cambietti eccetera eccetera. Quando sono andata a ritirarla, cioè è andata a ritirarla Christian, mi hanno riferito che è andata abbastanza bene, nel senso che se l'aveva fatta addosso un paio di volte, niente di che. La sera è andata da mamma e a mamma gli ho dato 8-9 pantaloni, 9 mutandine, di tutte e di più, solo che poi quando ho finito il turno lavorativo che siamo andate a prenderle, praticamente hanno finito tutti i cambietti, quindi io ero disperato, ho detto oddio adesso, perché io ho un po' lo shock di Adele ci ho messo la bellezza di 7 mesi per toglierle il panno, ma perché? Errore mio. Pensavo fosse pronta, ho iniziato a toglierglielo, ma effettivamente la bambina non era pronta, nonostante che avesse 2 anni e mezzo. Per quello che io ho aspettato un po' con Asia, perché non volevo farmi prendere dalla foga di togliamo il panno, ho preferito aspettare dei segnali.
ha 3 anni Asia, però pazienza, nel senso, molte persone mi hanno detto toglilo, toglilo, è grande, no, ho preferito sentire il mio istinto e è andata bene così. Perché il giorno dopo è andata di nuovo all'asilo e mi hanno detto che è andata molto bene, che si è bagnata solo una volta. La sera eravamo a casa e ha fatto per 3 volte la pipì nel gabinetto. La verità, si bagnava un pochettino, però appena sentiva che stava uscendo subito chiamava e andava nel gabinetto a fare il resto, e va più che bene perché già aveva iniziato a capire lo stimolo. Dopodiché la sera, meraviglia delle meraviglie, sembravamo io e Cristiane che avevamo vinto al Superenalotto per le urla che abbiamo tirato. Ha chiamato, mamma, sì, amore. Mamma, io voglio già le costruzioni. Adesso te le porto. Andiamo a prendere le costruzioni, se no buonanotte. Mettete a posto il puzzle, Adele Asia. A posto il puzzle, la regola. Qual è la regola? Se vuoi un nuovo gioco, devi mettere a posto quello che hai utilizzato. Scusate il buio. E niente, quindi la sera ha chiamato, cacca, cacca. Si è seduta e l'ha fatta. Quindi contentissimi perché aveva chiamato e tutto. E Ade! Ci dai quella, però Ade vuoi fare quella. Milioni di volte. Ade vuoi il puzzle. E lasciali il puzzle, allora prendiamo le costruzioni. Aspettate che prendo le costruzioni e poi continuo. Le costruzioni le vuoi fare in cameretta o le vuoi di là? Di là. Le vuoi in cameretta? No. E di là c'è già il puzzle. Ma come faccio a vedere Asia? Se faccio il puzzle Asia viene qui. Se faccio il puzzle. No dai, portiamole di là. Forza. Vabbè. E io? Speriamo che siano distratti un pochettino, così questo cavolo di discorso riesco a finirlo. E quindi ha fatto la cacca nel gabinetto e il giorno dopo è andata ancora meglio, nel senso che allora diciamo che va portata ancora, nel senso che adesso, per esempio, mi viene a sbadigliare. Adesso, per esempio, ero colpa mia, ero io che non l'ho portata, ho sbagliato io a non portarla da un po' di tempo e quindi gli è scappata un pochettino, ma poco a poco il resto l'ha fatta nel gabinetto. Quindi ragazze, siamo felicissimi, pannolini quasi tolti, sono contentissima di aver aspettato perché la verità non me l'aspettavo, ma perché ero pessimista io, avendo avuto quell'esperienza con Adele. Invece ci ha sorpreso tantissimo. Adele ha avuto un po' di gelosia, la verità, perché vedeva che facevamo le feste ad Asia quando faceva la pipì nel gabinetto e le si è sentita un pochettino messa da parte. E quindi il giorno in cui un altro mamma, sentite, mamma il giorno in cui, insomma, mamma, dimmi, amore. Voglio diventare in casa da sola. Bravissima, amore mio. Ma voi quante volte vi chiamano i vostri figli? Perché io veramente ho contato un timer, devo mettere, ogni 30 secondi mi chiamano. Ed è più Adele che Asia, la verità, Asia se ne sta molto per i cavoli loro, per i cavoli suoi, scusate. Vabbè, ma è giusto così. E niente, quindi cosa stavo dicendo? Mi fa perdere il filo del discorso. Oddio, la mente che va a farsi benedire. Cosa cavolo avevo detto? Ah, scusa, vabbè. Tutto a posto. Comunque si era ingelosita e tutto, e quindi il primo giorno in cui Asia stava riuscendo a fare la pipì nel gabinetto se la faceva apposta un po' pure lei addosso, e quindi noi siamo rimasti un po' spiazzati perché non capivamo inizialmente perché lo stava facendo. Poi le ho detto a Cristian, cioè abbiamo capito, l'ha capito più lui, nel senso che io ero presa un po' da Asia, si sente messa un po' da parte, quindi allora l'abbiamo coinvolta e tutto, e niente, le abbiamo detto, hai visto Adele che sei stata tu a insegnare ad Asia a fare la pipì e la cacca nel gabinetto? E lei tutta felice, sì, sono stata io, l'ha detto anche alla maestra, quindi a me va bene così, si è sentita coinvolta e quindi è passato tutto.
Ora, mentre queste bimbe hanno chiesto le loro costruzioni, vero Ade? Con il cartone animato di Bing, che sono appassionate di Bing in una maniera incredibile, io continuo a editare il nuovo vlog. Allora, ho fatto una storia prima su Instagram, nel frattempo ho finito di editare il vlog e lo devo praticamente solo pubblicare. E domenica, eccola qua che arriva. Tu sei piccola, amore. Un braccio. No, amore, un braccio no, mi fa malissimo la schiena, piccolino. Dai. Seduta qua, però. Ecco qua. Praticamente domenica ho avuto l'intelligentissima idea di pulire il terrazzino. Praticamente ho preso freddo e tutto e sto abbastanza male, nel senso che hanno iniziato a bruciarmi le orecchie e adesso sta aumentando il dolore. Domani andrò dal medico e vedrò un po' cosa mi dirà, perché sto un po' male. No, scendete tutti e due allora. No, 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 qua su non si sta. Eccola l'altra, a giro, un pochettino pure tu, va bene, adesso tu, ciao, ciao, fatto, a posto? No, 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 non si può stare qua su, amore. Scendi giù, piccolissimo, dai amore, non ti attaccare come un piccolo koala. Mi fa male la schiena, cosa tocca a te? Andate a giocare, che devo... perché avevo messo anche a te, amore, a turno. Scappo via. Aiuto, la mi nascondo. Ehi, non voglio che litigate così, però. Venite qua vicino a mamma. Venite, su. E oggi. Attacca, no, non potete capire, mi stanno sfogliando. Aiuto! Aiuto! Praticamente ho fatto una lavatrice di cambietti di Asia, un po' sporchini, vero amore? Sporchini erano però. Un po' sporchini. E niente, vediamo se mi danno la possibilità di stendere. Perché per adesso, guardate ragazze, ce le ho incollate. Incollate queste bambine, incollate! Oggi ci ordiniamo la pizza. Voglio la pizza io. Vuoi la pizza? Sì! Vabbè. L'abbiamo già mangiata l'altro giorno, Ade, non si può. Bene, voglio, la voglio. La vuoi? Sì, tu l'hai chiesta. Io l'ho chiesta. Sì. Quindi io la voglio la pizza. Posso vediamo avere... se... Mamma, posso avere quella al taglio? Al taglio la vuoi? Sì. Non lo so, Ade, ci devo pensare. Vediamo cosa c'è nel frigo prima di decidere se prendere la pizza, ok? Tanto papà non la vuole. Non la vuole mai tuo papà la pizza, lo sai? E io e tu l'hai chiesto, ma... Quindi io voglio la pizza. Va bene, va bene. Buongiorno ragazze, sono già le 11:30. Ieri non sono riuscita più a filmare niente di niente perché sono stata veramente male. Praticamente ho iniziato a accusare molto molto più dolore alle orecchie e lo shock è stato praticamente che ero a casa con le bambine, come avete visto ieri, erano intorno alle 8:30. Quindi mancava nemmeno un'ora che Christian, un'ora, mezz'ora che Christian uscisse da lavoro, ma io avevo talmente tanto dolore che ho detto, ho chiamato mia mamma, le ho chiesto per favore se si poteva avvicinare un attimo, tanto avevo già la cena quasi pronta, le bambine erano da far mangiare e basta. E praticamente sono andata dalla guardia medica perché non avevo niente da prendere, o perlomeno non avevo nulla di sicuro da prendere qua a casa per il dolore. Quindi ho detto vado direttamente alla guardia medica e mi faccio prescrivere qualcosa per il dolore, in modo che poi oggi, cioè, sarei andata dal mio medico per dal mio medico, che oltretutto io sapevo che era assente, però pazienza, per farmi prescrivere qualcosa, cioè, e per farmi il certificato medico per lavoro.
perché oggi non sto andando, perché non sono proprio in condizioni. E niente, praticamente sono andata alla guardia medica, entro e già c'era un'aria un po' nevrotica, nel senso non c'è stato un buon inizio. Si sentiva nell'aria che qualcosa era strano. Niente, mi sono seduta, ho spiegato che ero andata da loro perché da un paio d'ore avevo dolore alle orecchie. E erano tre medici, una giovanissima che credo fosse una specializzanda, nel senso di quei medici che stanno lì per imparare, e due donne, due carissime signore, che subito hanno esordito dicendomi perché ero andata lì. Perché ero andata lì? Perché ho dolore, cioè... queste chissà cosa cavolo si pensavano, che magari ero andata lì per farmi fare un certificato, che poi io so, poi non so se mi sbaglio, ma credo che sia così, nei giorni feriali solo il tuo medico di base ti può fare un certificato per mancare da lavoro, la guardia medica te lo può fare solo nel momento in cui è domenica o un giorno festivo, nelle giornate in cui i medici di base non sono presenti. Vabbè, morale della favola, praticamente sono andata per farmi insultare, nel senso insultare non a livello di parolacce, ma insultare la mia persona con i comportamenti che hanno avuto. Dopo che gli ho detto che avevo dolore all'orecchio e perché non è andata al medico, io la verità ridendo, cioè io sono una persona molto tranquilla, nel senso faccio anche battute per sdrammatizzare, sapevo che poi non so se è vero che il mio medico il giorno era in crociera, nel senso giustamente una vacanza, ho detto il mio medico in crociera, ma mai avrei pensato che questa battuta scaturisse nel fatto che mi hanno preso per una persona bugiarda che non voleva andare dal medico e quindi ero andata da loro che per chissà quale strano motivo. Io alla fine le ho detto guardate che io domani dal mio medico, che ci sia il mio medico, che ci sia il sostituto, comunque devo andare perché mi deve fare il certificato di lavoro. Oggi sono venuta da voi alle 8:30 di sera per darmi qualcosa per il dolore, perché non ce la faccio più. Signora, ma lei sta inventando, non è così che funziona, lei non vuole andare dal suo medico. Ho detto, ma in che senso non voglio andare dal mio medico? Guardi che io domani devo andare, comunque mi stavo anche allungando troppo in spiegazioni e tutto, alla fine si sballottavano queste due a dirmi che ero bugiarda, che volevo andare da loro perché non avevo voglia di andare dal mio medico di base, insomma immaginatevi l'incazzo, mi sono alzata, ce li ho mandate a quel paese, non vi dico la parola, e me ne sono andata senza neanche farmi controllare le orecchie. Ieri sera, per calmare il dolore, ho preso semplicemente una tachipirina e poi c'è una tachipirina, ho preso sì la tachipirina, però poi verso l'una di notte, così le due, ho preso anche l'Actigrip, che grazie a Dio mi ha fatto dormire. E stamattina mi sono svegliata più rincoglionita di ieri, però con meno dolore sono andata al mio medico di base, che gli ho raccontato la scena e mi ha detto signora, però deve capire che molte persone vanno a sfruttare, che sfruttamento ragazze, la guardia medica per non andare dal medico. Ho capito, ma non è che io mi posso prendere gli insulti o questi tipi di atteggiamenti perché ci sono tante persone che sfruttano la guardia medica. Oltretutto io meno ci vado meglio è, quindi se sono andata vuol dire che avevo proprio dolore. Questa è stata la mia serata di ieri, questa è la guardia medica della mia città, non so che tipo di frustrazione avevano ieri sera, ma me la sono beccata tutta quanta io. Sta di fatto che stamattina sono andata al medico, la verità mi ha detto che ho le orecchie arrossate, ho una faringite acuta e niente, però un antidolorifico, un antinfiammatorio mi ha prescritto e per oggi sto a casa. Stamattina sono a casa con Adele, che ho dovuto portare da mia madre molto presto per poter andare dal medico, e adesso me l'hanno riportata. Quindi la verità ragazzi, mi sento un pochettino meglio rispetto a ieri, potete vedere la faccia che ho, il naso proprio, infatti Cristian c'era stamattina che stava accusando un po' di raffreddore, quindi speriamo di non metterci in fresco la Pasqua. C'è un vento allucinante, infatti è questo tempo che mi sta uccidendo,
E niente ragazzi, io sto togliendo la roba stesa, ho tentato di mettermi a posto delle foto che avevo buttate nel cassetto e che avevo da tanto tempo da mettere a posto, insomma faccio le solite cose in casa, un pochettino più lentamente, ma pazienza. Adele di là in cameretta, che è lì in vacanza per le vacanze di Pasqua, che sta colorando, e Asia all'asilo nido. Niente ragazzi, ci aggiorneremo più tardi per quanto riguarda come so e come va la giornata. A dopo. Qua c'è la piccola Adele. Ciao. Che si sta divertendo a colorare. Questa soluzione qua, di questa specie di comodino che era lì davanti, a me piace tantissimo perché praticamente l'ho trasformato in scrivania. Per loro è perfetto per adesso perché ha l'altezza giusta. Ho appena finito di togliere tutta la roba da stendere. Ormai sto utilizzando il tetto di questa casetta per appoggiarmi, una specie di angolo lavanderia. In questa scatola invece sto mettendo delle decorazioni che ho in giro per casa, che non voglio più in giro. Infatti, vabbè, qua c'è ancora della roba di Natale. Qua ho messo il cuscino, la federa, quello con scritto Hello Winter, che non mi pare il caso di lasciarla in giro, che è invernale. E poi dovranno... sì, buonanotte. Con questo raffreddore non riesco neanche a parlare. Dovrò andare in giro a vedere cos'altro togliere, perché come avete visto la mia casa è piena di cose, quindi bisogna fare un bel po' di decluttering. E questo è l'altro cesto di roba da stirare. Oddio. Buonasera ragazze. Scusate la faccia. Praticamente non sono riuscita ieri poi a filmare più niente, perché come vedete la faccia sono stata veramente veramente male e sto ancora molto molto male, scusate. Però ieri ho preso una giornata di malattia, ma bellissimo, ho preso una giornata di malattia perché sono stata veramente male, ma non ho avuto febbre oggi, quindi stamattina sono andata a lavoro. Ora sto tentando di farmi un caffè. Niente ragazzi, ho una brutta influenza, sono andata al medico, mi ha detto che ho una faringite acuta, un inizio di otite, ma niente da prendere l'antibiotico. Ma non mi molla più questo raffreddore, è qualcosa di pesantissimo, infatti gli occhi mi friggono. Ma comunque sia, a prescindere da qualsiasi tipo di influenza, mi devo organizzare in serata, perché adesso mi sto facendo un caffè, ma devo andare assolutamente, anche se il tempo non so se ce lo consentirà, però domani è domenica di Pasqua e siamo in campagna della mia suocera. E mentre lunedì, scusate, sto cercando le cose mentre parlo con voi e mi metto anche in posti abbastanza bui, mentre lunedì siamo, non lo so dove siamo, nel senso dobbiamo fare una scampagnata magari in quei posti in cui già avevo fatto un video, posti di montagna eccetera eccetera, che spero veramente che ci sia bel tempo perché io sto malissimo, ma per le bambine questi sacrifici si fanno. E praticamente adesso mi prendo un caffè, mi metto le scarpe, sono vestita proprio comodissima, stamattina non avevo le forze neanche di lavarmi i denti. E devo andare a buttarmi in qualche supermercato che sarà pieno di gente per comprare le cose per Pasquetta. Siccome non sappiamo che tempo farà, stavo dicendo, scusate, ma ogni tanto devo soffiarmi il naso, che sono un rubinetto aperto praticamente. Non sappiamo che tempo farà, quindi comunque sia andrò a prendere, ma avevamo già deciso con i miei parenti di fare così, delle cose per fare un semplice pranzo a sacco, nel senso quelle cose che comunque sia, anche se dovesse fare brutto tempo e non andiamo da nessuna parte, fondamentalmente non vengono buttate, nel senso sono affettati, pane, tramezzini, queste cose qua. Oddio, non sento neanche i sapori. Comunque,
Spero veramente tra stasera, domani comunque di riprendermi, perché non ce la fo più, soprattutto a fare le cose in casa quando sono così messa male. E niente, io adesso mi metto in macchina e speriamo veramente di non trovare troppo casino, perché nelle giornate prima della festa i supermercati diventano pieni di gente, giustamente, ci sto andando pure io, quindi figurarsi. E quindi magari con questo raffreddore che ho non è il massimo andare. Va bene ragazze, oltre stasera devo finalizzare al 100% il video che uscirà in collaborazione domani. Sicuramente questo video qua lo vedrete dopo questo video di cui vi sto parlando, perché domani mattina faccio uscire il video di pulizia della cameretta in collaborazione con Alessandra L, che io adoro su YouTube, e sono contentissima di fare questa collaborazione con lei. Niente ragazzi, io mi metto in macchina anche se non ne ho per niente voglia e vado a fare queste commissioni. A dopo.